Benvenuti al magazine di Anna Borelli. Vediamo un po' come va? Allora, per chi non mi conosce, questo sarà un video un po' particolare. Non un video di quelli istituzionali, quelli fatti proprio bene dalle mie colleghe, con le luci ad hoc, con l'ambientazione studiata nei minimi particolari. No, questo in pratica è comunque una sorta di diretta non diretta. La necessità, l'ho detto alle amiche che hanno la bontà di seguirmi giovedì sera alle 21 dalla mia pagina e poi dalle loro condivisioni. È stata una necessità pratica, cioè quindi avendo un progetto che non è più un accessorio, quindi con delle misure contenute, ho pensato che la soluzione comunque per poter fare un video a contatto con voi, diciamo senza perdere quella freschezza della diretta, ma non essendolo, poteva essere questo video party. E naturalmente chi lo vedrà che non durante il video party si ritroverà una che dice un sacco di sciocchezze. Allora andiamo un po' nel succo. Che cosa affronteremo? Affronteremo un kimono, quindi un capo d'abbigliamento, ho detto prima, non un accessorio, e l'idea era venuta perché avevo sfogliato, ogni tanto mi vengono questi attacchi di nostalgia. Avevo sfogliato un vecchio giornale a quale ho lavorato grazie alla supervisione creativa di Donna Rita, che però nell'ambiente, così come lo era in questo giornale, conosciuta con il suo nome e cognome, quindi Maria Rita Machiavelli. Questo è il giornale, e avevo visto che avevo fatto i kimono, e i kimono sono anche attualissimi, quindi ho detto, però, io avevo fatto i kimono, e mi erano venuti anche abbastanza carini. Poi, tra l'altro, ho anche scoperto questa casualità straordinaria che all'interno delle spiegazioni tra i vari partecipanti, cioè quelli che comunque avevano preso parte a questo progetto, non ero soltanto io ovviamente, c'era anche la mia amica Silvia Del Vecchia, che io saluto con tutto il cuore, è della Bernina. Quindi, come vedete, questo è del 2004, questo giornale. Siamo nel 2019 e speriamo che questo video lo si vedrà anche nel 2029. Io ovviamente avrò qualche ruga in meno perché avrò fatto il lifting. Ok, quindi associare un argomento che è così attuale all'aspetto romantico di una collaborazione che poi nel tempo si è tramutata in amicizia, insomma, era la volta buona. Allora, voi che cosa troverete poi nel blog www.annaborelli.it? Il solito cartamodello. Naturalmente voi sapete che cartamodelli hanno un formato A4, che per intenderci sono il formato dei fogli da fotocopia. Essendo un capo di abbigliamento e quindi, per esempio, una parte del cartamodello, questa è una manica, la manica tradizionale, quella rettangolare, non rientra in una 4. Quindi voi che cosa dovrete fare? Dovrete unire insieme tutti i fogli che andrete a stampare, a scaricare dal mio blog, avranno comunque dei punti di riferimento che vi fanno capire che questa parte verrà poi aggiunta a quella a fianco, proprio perché non rientra in una 4, quindi sarà suddivisa. Questo lo dico per chi normalmente non scarica PDF o comunque insomma, magari ci sono anche quelle soluzioni che tu devi riportare la misura, dice è troppo complicato, preferisco fare un po' più di fatica io. Ce n'è, cioè io devo riportare tutto, non ve lo so dire, ma almeno voi scaricate, scocciate, cioè unite con del nastro adesivo tutti i vari A4 per ottenere poi le parti intere. Questa è la versione di quello che credo, perché questa parte che sto registrando è
È proprio la parte iniziale, non l'ho ancora fatto io, lo faremo poi dopo insieme. Questa è una variante di manica, che poi è quella del progetto che ho pubblicato tempo fa, giorni fa. Bene, vedete, questo è lo schizzo originale del 2004. Non faccio il conto, ma è facile, ho 15 anni. Passa troppo veloce questo tempo. Allora, la stoffina che utilizzerò, la intravedete alle mie spalle, è della Stoffabrics, sono due fantasie chiaramente che giocano sulle dimensioni, le nuance sono le stesse, nel blog troverete non solo i codici, ma anche riferimento a chi potrebbe avere questa stoffa se vi interessa acquistarla e via andà. Avete visto che comunque nel mio blog ci sono anche delle novità, cioè voi potete anche acquistare quello che io utilizzo semplicemente cliccando sull'oggetto, ancor meglio scrivendomi: Anna, mi piace quella squadretta? Anna, mi piace quella? Quanto costa? E io vi spiego. Ok, allora vediamo come si fa? Vediamo insieme? Andiamo. Quindi attenzione perché qui questo tessuto ha una scimosa molto evidente, quindi vi consiglio di badare e stare al di qua della scimosa perché si potrebbe vedere, poi è particolarmente dura, si vedono i buchini e via andare. Allora, vediamo un po' se siamo inquadrati come giusto. Intanto io ringrazio anche la mia amica Elena che ci sta dando una mano a realizzare questo video, senza di lei sarebbe impossibile. Ok, quindi Elena, si vede quello che sto facendo? Sì, direi proprio di sì. Perfetto, quindi abbiamo detto, abbiamo posizionato il primo cartamodello sul tessuto, vediamo un po', sul tessuto piegato doppio, facendo corrispondere le linee, rientrando all'interno della scimosa, lo fissiamo con degli spilli, esco fuori campo, eccomi qua, vi ho detto che è una diretta non diretta, quindi con i miei bei spilli della Clover vado a trattenere il cartamodello al tessuto. E poi dopo andiamo a tagliare con la taglierina, le forbici, come siete più comode. Benissimo. Allora, che cosa abbiamo fatto? Un po' di tempo per tagliare tutti i pezzi. Cosa consiste questo kimono? Vabbè, ovviamente i due davanti, il dietro, le maniche, però vediamo un attimo nel dettaglio. Quindi i due davanti avranno questi pezzettini qua. Questi pezzettini, paramonture, un termine così che si usava forse una volta, non solo mi prolungheranno il davanti perché lo posizioneremo qua, ma poi comunque lo andiamo a vedere dopo nel dettaglio, ma essendo doppi, perché in pratica giocano in questo modo qua, essendo doppi, mi rifiniscono anche il davanti. Vabbè, lo vedremo poi cucendo, cucendo, adesso non vi voglio confondere. Poi che cosa occorre più? Ci occorrerà il collo. L'ho accennato prima che il dietro è tutto di un pezzo e non fa capitare la cucitura. Ok, però è anche vero che capita che non abbiamo abbastanza stoffa, come in questo caso. Questo è il collo, vedete che sono due pezzi perché non avevo la lunghezza sufficiente, quindi ho tagliato due parti uguali che cucirò su un lato corto e lo farò corrispondere dietro la nuca, così si vede o non si vede, proprio perché non ne avevo abbastanza e non potevo tagliarlo in storto filo. Sapete, storto filo sarebbe quella parte che non segue la scimosa. Tagliandolo in storto filo, soprattutto un collo che deve girare, avrei rischiato di fare grinze e roba varia. Le più brave riuscirebbero comunque a sopperire magari con degli stabilizzatori. Io lo stabilizzatore in questo caso non l'ho messo, quindi mi rimane la stoffa un po' più morbida e ho avuto l'esigenza di tagliarlo lungo la scimosa. Ecco perché troverete poi, vedrete i passaggi, la cucitura che sarà qui dietro. Quindi avremo il collo, la stessa stoffa l'ho tagliata per rifinire le maniche. Queste sono le maniche, ho scelto il modello quindi non rettangolare, ma quello stondato, mi piaceva di più, lo trovavo più romantico.
che andrà posizionato in questo modo, essendo un po' cortine. Il mio braccione, ho preferito allungarlo, ma giocando un po' con le fantasie. Quindi l'altra stoffa servirà, oltre che creare un distacco, quindi un motivo decorativo, anche per allungare la manica al mio bisogno. Quindi voi, quando scaricherete il cartamodello, che sarà una taglia più o meno 44-46, 42, forse la veste è molto larga, però vabbè, sapete io come faccio quando non sono sicura? Prendo un vecchio lenzuolo e faccio le prove con il lenzuolo. Fate la stessa cosa che voi. Vecchio, non quello buono del corredo. Ok, abbiamo tutti i pezzi. Cosa facciamo per prima? Non essendo rifinito all'interno con delle cuciture all'inglese che quindi vanno a nascondere le varie sfilacciature, lo rendiamo un po' più veloce, più pratico, più fattibile anche da chi non è proprio una sarta esperta. Andiamo a rifinire alcune parti con la taglia cuci. Se non avete la taglia cuci, fatelo con il punto zig zag della macchina per cucire. Quindi vediamo cosa andiamo a rifinire con la taglia cuci. 4,60. Tra l'altro ringraziamo Lorenzo Arduini per avermela prestata per l'occasione. Dunque, questo abbiamo detto che è il sormonto, si vede chiaramente questa linea che prosegue la scollatura, quindi questa parte sarà cucita. Cosa andiamo a fare a taglia cuci o, se non ce l'avete, a zig zag? Il lato lungo, questo lato qua, quello diritto, ok? Quindi rifiniamo quello con la mia taglia cuci, che ovviamente ho usato un solo ago perché devo solo rifinire, non devo anche cucire, quindi non mi serviva avere tutti e quattro i fili, ma soltanto tre. Anche se tagliate un pochettino di stoffa non succede nulla. Quindi rifiniamo questo lato. Poi comunque nel blog troverete, non con questa stoffa, non vi preoccupate se potete vedere un'altra fantasia, anzi delle dimensioni un po' ridotte, è perché proprio per poter rendere la fotografia più fluida farò tutto in miniatura, ma i passaggi chiaramente saranno quelli là. Quindi rifiniamo questo, rifiniamo anche tutte quelle parti che del kimono, che saranno sì interne ma a vista, quindi fianchi e via andare. Lo troverete poi nel blog. Io adesso vado avanti a fare tutti questi pezzettini. Ci vediamo dopo per l'altro passaggio. Rifinito con lo zig zag le paramonture, che non solo fanno anche prolungano anche la scollatura del kimono. Quindi il passaggio, come vedete, ho messo da parte la taglia cuci perché adesso andiamo a cucire. Quindi uniremo le paramonture diritti contro diritti, facendo combaciare i lati uguali tra loro, partendo dal fondo, che sicuramente è più facile che non questa puntina che andrà poi a finire. Cuciamo con la lineare lungo questo lato, così lo facciamo anche con l'altro. Anzi, io l'altro ve lo faccio vedere, l'ho già preparato, eccolo qui, così che poi dopo lo andiamo a pardon, lo andiamo ad aprire. Vi anticipo già che bisogna lavorare molto anche con il ferro da stiro, vi conviene, così che tanti passaggi sono sicuramente più semplici. Quindi, quando avete cucito sul lato che vi ho indicato, lo rivoltate al diritto, un bel colpo di ferro da stiro e ottenete questo pezzo qua, più o meno, perché non ho ancora stirato. Ok, vediamo come cucirlo. Ok, quindi che cosa ho fatto? Il sormonto l'abbiamo cucito, come vedete anche bello stirato. Poi ho, per
perché l'ho già puntato con gli spilli. Che cosa ho fatto? Ho unito, vedete, questa è la parte che abbiamo cucito prima, diritto contro diritto, tutti i lati, partendo dal basso, così sono certa che la misura è corretta. Quindi fermo con gli spilli, un lato, diritto contro diritto, fino a finire. Stitch di parole, fino. Ecco qua. Lo si cuce con la macchina da cucire. Poi, come rifiniamo quest'altro lato? Non lo possiamo lasciare libero. Allora, o fate una cucitura a mano, di punti nascosti, oppure potete ribattere, quindi cucire qui sul davanti, trattenendo contemporaneamente anche l'altro lato che abbiamo lasciato libero, ovviamente. Allora, Elena è dovuta andare, quindi per un po' continuo da sola. Ho sistemato i davanti appena cuciti su questo fantastico manichino che è il mio ideale di fisico, chissà se mai ci arriverò, però intanto mi fa da alter ego. Allora, fissati questi davanti, abbiamo cucito, non abbiamo ancora ribattuto qui per trattenere la parte interna, lo faremo poi in un secondo momento, se vogliamo farlo, oppure come ho detto prima, a mano. Che cosa facciamo? Dobbiamo unire i due davanti con il dietro, eccolo qua, che in questo modo, naturalmente per unirli, e sarà soltanto sul punto spalla, uniamo i pezzi diritti contro diritti, una bella cucitura su questa spalla, una bella cucitura su quest'altra, e abbiamo fatto il più. Vediamo come. Ho cucito già una spalla, adesso cucio l'altra. Vabbè, ma questa è una cucitura banalissima, non è niente di che. Se la faccio è perché mi voglio far vedere la macchina, che mi piace tantissimo, e quindi è soltanto un motivo così di pura vanità, perché voglio dire, unire due spalle è semplice. E voilà, tagliato il filo, sacate! Che passaggio facciamo adesso? Dunque, abbiamo unito le spalle da davanti con il dietro, come vedete ho adesso puntato con gli spilli solo per farvi vedere come si presenterà più o meno la manica. In realtà la cosa che andremo a fare prima sarà quella di unire la striscia in contrasto. L'ho detto all'inizio, l'ho voluto fare non soltanto per un motivo decorativo, perché così giocare con queste fantasie diverse, ma anche pratico, mi serviva di allungarlo un po', e invece di allungarlo con il cartamodello, quindi tagliare la manica dello stesso tessuto più lunga, mi piaceva appunto questo motivo aggiunto. Una parte fatta zigzag con la tagliacuci, l'altra no, perché questa sarà quella che noi andremo a ripiegare all'interno visibile. Dunque, intanto è arrivato il marito, che salutiamo. Marito di chi? Marito mio! Allora, uniamo quindi questa striscia, che avrà la stessa lunghezza della manica, diritto contro diritto, come vedete, come ve lo sto mostrando. Facciamo questa cucitura per tutta la lunghezza e poi vediamo, proseguiamo, ok? Bellino, già si intravede. Allora, abbiamo cucito la striscia alla manica corrispondente, poi un colpo di ferro, ve l'ho detto, lavoriamo in simbiosi con il ferro da stiro, è più facile perché in un attimo avete anche dei riferimenti per cucire. Ho piegato facendo sovrapporre perfettamente il lato rifinito con la tagliacuci al punto di cucitura, così da avere un'uguale distanza per tutta la lunghezza, ferro da stiro. L'ho momentaneamente puntato con gli spilli perché questo sarà un passaggio che faremo dopo. Cosa facciamo invece adesso?
Facciamo corrispondere le tacche di riferimento che troverete nel cartamodello, che corrisponde al punto spalla, e adesso vabbè, l'ho puntato con lo spillo, ma come sempre saranno sovrapposti diritti contro diritti. Troverete un'altra tacca da una parte e dall'altra. A cosa corrispondono? All'inizio e alla fine della cucitura del giro manica. Ok? Quindi facendo combaciare i profili tra loro, iniziate la cucitura lì dove c'è la tacca, che corrisponderà anche alla sua metà davanti. Stessa cosa farete per il dietro. Ok? Quindi ripartiamo. Diritto contro diritto, la tacca della spalla corrisponde e andiamo a cucire. Abbiamo quasi finito. Dunque, il passaggio che vi ho mostrato prima era l'attaccatura della manica, quindi l'attaccatura del giro manica. Naturalmente poi tutta la curva era libera, quindi il passaggio successivo, qui ve lo mostro, già fatto, chiaramente dovrà essere ancora stirato, tagliuzzato lì dove ci sono le curve, perché anche in questo caso c'è del tessuto che chiama una maggiore elasticità, quindi dei piccoli tagliettini, vedrete che non avrete problemi. O al più, la prova del 9 è stirate, se vedete che fa un po' che un po' tira, incidete un po' il tessuto, e intendo sempre nelle parti curve. Ve lo anticipo, il passaggio ancora ulteriore che faremo per quanto riguarda la manica, ma adesso poi vi faccio vedere dall'altra parte che non è stata ancora fatta, è quella del bordo del polso di questa manica, un polso bello ampio, d'altronde è un kimono. Vedete, io l'avevo stirato, quindi c'è ancora il segno del ferro da stiro, lo andiamo poi a ripiegare e a rifinire o con una battitura a macchina oppure con dei punti di cucitura nascosti. Quindi attaccate la manica aperta al suo giro, come abbiamo fatto qua, e poi sempre lavorando al rovescio unite i diritti contro i diritti per cucire. Adesso ve lo mostro. Chissà se è chiaro se ve lo mostro di qua. Intanto io poi ho tirato su anche quei peli appesi che erano una coda, perché ogni volta che poi mi rivedo, la bellezza del video registrato è questa, che poi mi rivedo, mi spavento e piglio degli accorgimenti. Mi rimetto un po' di rossetto, mi tiro su i capelli, mi cambio la faccia. Allora, quindi che cosa facciamo? Uniamo i tessuti diritto contro diritto, qui ci sono ancora gli spilli che avevo messo prima per segnare l'orlo piegato giusto a metà, eccolo qua, diritto contro diritto, quindi questa è la manica, l'abbiamo già attaccata, e andiamo a fare la cucitura dal polso, che è questo, per tutta la curva fin sotto il giro manica, che andate poi a controllare che sia uguale da una parte all'altra, eventualmente o scucite un lato, capita, perché queste cose non vi spaventate, succede che quando si taglia a volte un taglio diventa un po' più ampio, l'altro un po' più stretto, e queste piccole cose ve le andate a trovare poi quando dovete cucire. Zitto, non dite niente a nessuno e fate dei piccoli ritocchi. Quindi uniamo il sotto giro manica e sempre con la stessa cucitura andiamo a cucire tutto il fianco della kimono. Ok? Quindi facciamo anche quest'altra cucitura ed è quasi finito. Il passaggio successivo sarà quello di attaccare il collo nel microfono. Dopo. Cosa manca da fare? Attaccare il collo. Abbiamo detto, credo di aver detto quasi all'inizio, che è l'ideale tagliare una striscia unica.
proprio per evitare quello che invece io sono stata costretta a fare, cioè disgiuntare due tessuti. In questo modo mi risulterà una cucitura, quindi questa cucitura è preferibile posizionarla al centro dietro. Lo facciamo, o almeno lo farò io, voi se avete tessuto a sufficienza tagliatene in un'unica soluzione, attaccheremo sempre diritto contro diritto la prima cucitura, non prima però di aver rifinito le estremità. Le estremità come? In pratica, che sono le estremità corte, i lati corti, andiamo a diritto contro diritto e facciamo questa cucitura. Ora, se fosse un modello perfetto, dove ogni millimetro è ben corrisposto, voi non dovreste fare altro che andare ad attaccare il collo, vi trovereste nella stessa distanza da un lato o dall'altro. E invece io prevedo già che o il tessuto è più lungo, o come in questo caso dobbiamo necessariamente partire dal centro dietro, e quindi ci ritroveremo con due estremità che non sempre andranno a corrispondere con la parte finale a cui noi vogliamo cucirla. Quindi rifiniamo prima i lati corti, quel lato lì l'abbiamo sicuro, ben fatto. Andiamo ad attaccare dal dietro, prima un lato e poi l'altro. Tutto ciò che è in più poi lo possiamo rifinire a mano, ma vi farò vedere proprio praticamente. Quindi per ora vado ad attaccarmi un lato e poi l'altro. Ho iniziato dal centro dietro, che naturalmente come riferimento avevo una tacca perché il dietro, ve lo ricordo, è intero, sto andando piano, mi trovo più o meno nella posizione che vi ho descritto, cioè la parte del profilo del collo l'ho chiuso all'inizio, poi ho lo spillo che indica lì dove devo terminare e tutta questa massa in più che scelgo di tenere perché anche questa è una scelta estetica. Se non vi dovesse piacere, invece, arrivati al punto, lasciate ancora un po' margine di cucitura, tagliate il tessuto in eccesso e riproducete di nuovo questo profilo qua, cioè riportate di nuovo diritto contro diritto e fate la cucitura. Invece mi piace perché ci sono dei kimoni antichi, ma forse anche quelli moderni, non lo so, comunque ce ne sono. Ecco, io sto arrivando al punto dello spillo e non so se adesso faccio. Ecco qua, lo fermo, lo tolgo, metto qua e così mi fermo la cucitura. E quindi stavo dicendo, ci sono dei kimono che prevedono questa estremità libera. Mi piace perché chiaramente poi verrà rifinita, fa tanto kimono giapponese. È una variante almeno. Allora voi dite: sì, ma che è sta cosa? A parte che dobbiamo ancora ripiegarla all'interno. È questa estremità qua che vi dicevo prima che potete sia ribattere a macchina perché andrete a. Sono un po' fuori campo qua. Andrete a ripiegare all'interno i margini di cucitura, ferro da stiro, così da piegarli bene e tenerli ben fermi. E poi fate una cucitura unica che andrà poi a ribattere anche il davanti. Oppure, se non volete fare punti di cucitura a vista, dei punti a mano nascosti ed è ben rifinito. Ok, quindi qui vi dimostro che cosa intendete. Quando dovete poi interrompere, vado a fare la stessa cosa dall'altra metà del collo. Il kimono è terminato, la nostra amica Valentina lo sta indossando per noi. Vedete il particolare della manica tonda, bella ampia, con una vestibilità diversa. Poi dopo lo vedremo indossato anche da Loredana. Quindi età diverse, stili diversi.
comodo da poter indossare su costumi o anche una serata in discoteca. È una proposta di abbigliamento alternativo, comunque molto alla moda, ecco, quella proprio la classica posa da geisha con il particolare. Valentina, fai vedere davanti quel collo che avevo descritto all'inizio che fuoriusciva, vedete come sta, com'è carino comunque, anche quelle punte che escono. Ok, quindi questo è il nostro kimono. Vediamolo indossato anche da Loredana. Grazie Valentina, splendida. Grazie a voi. La nostra amica Loredana, dovete sapere che ha una figlia che adesso vive in Giappone, quindi c'è anche un perché si sta prestando amichevolmente a farmi da manichin. Poi quando Marta ti vedrà si emozionerà e dirà: mamma mia, quanto sei bello! Perfetto. Tra l'altro poi la Marta sarà la mia corrispondente dal Giappone, i suoi bellissimi articoli li leggerete nel blog www.annaborrelli.it. Vedete com'è carino, indossa un hobby per le più attente, è la fascia che è in vita, si chiama hobby, proprio la classica cintura giapponese realizzata ai tempi a detto fatto. È double face, in questo caso però è giusta la versione sulla rosa, è carina, mi piace tantissimo. Siete al mare, dovete andare a fare la spesa oppure fare ciao ciao con la manina. Loredana, sei splendida come sempre, unica, unica e originale. Grazie mille. Ah, anche la borsa l'avete riconosciuta, anche quella la trovate, la cordon bag, sul blog. Se vi è piaciuto, condividete il video. Ringraziamo Mattia per il montaggio. Mattia lo potete trovare, io poi darò tutti i suoi riferimenti, è la videomaker di questo nuovo progetto. Grazie mille Mattia, grazie Loredana, grazie Valentina per esservi prestate. Alla prossima!